Signor Presidente, signori cardinali, amici, questa è un'occasione che riguarda la Treccani come istituto culturale, riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa, di cui il professor Cardia è un eminente studioso, riguarda in qualche modo una sintesi di una parte importante del lavoro fatto nelle celebrazioni del 150esimo, che hanno portato a mettere a fuoco come una vicenda ormai conclusa quella questione romana che pure angustiò non poco le istituzioni della fase della formazione del Regno d'Italia e le coscienze dei tanti cattolici del tempo, turbate da un lato per l'interesse che portavano in molti all'unificazione nazionale, dall'altro all'atteggiamento ostile della Chiesa, determinato non da ragioni religiose, ma dalla incombenza sulla vicenda storica del potere temporale e dello Stato pontificio. Sono celebri le difficoltà della estrema unzione di alcuni dei protagonisti del Risorgimento, ultima quella del re Vittorio Emanuele II nel 1878, le traversie che subirono molti patrioti. Ieri io ero in un piccolo paese ciociaro, Sgurgula, che festeggiava Sterbini, uomo slalomista del tempo, che riuscì ad essere ministro dello Stato Pontificio e direttore dei musei e delle arti della Repubblica Romana. In ogni caso dovette concludere la sua vita in esilio e in fondo la sua colpa era stata quella di aver creduto da cattolico alla unità nazionale. Abbiamo avuto nel corso di questo anno eventi numerosi che hanno testimoniato non soltanto la attuale condivisione della unità nazionale da parte di tutti, la presenza del segretario di Stato Bertone alle celebrazioni del 20 settembre è stata forse la più simbolica, ma anche opere diverse, molteplici, a partire, se mi è consentito, dai due volumi sulla storia dei cristiani d'Italia, editi proprio e curati dalla Treccani, che hanno testimoniato come, al di là delle difficoltà che si crearono tra le istituzioni, vi fu da parte di larghissima parte del mondo cattolico una condivisione profonda della vita unitaria del Regno e in fondo le stesse istituzioni, e qui si entra un po' nel tema del libro, trattarono la cosa in modo da evitare sempre di rendere irreversibile quella frattura. Il cuore del lavoro che oggi presentiamo di Carlo Cardia, Risorgimento e Religione, è proprio in questo, nella messa a fuoco dei modi nei quali l'élite moderata e laica che ebbe la responsabilità di fare l'Italia trattò, a partire dalle prese di posizioni iniziali, indimenticabile il Cavour del marzo 1861, fino alla legge delle guarentigie ed oltre, intraprese una strada che mirava alla soluzione e non all'inasprimento del problema, e questo permise nel tempo di risolverlo. Cuore del tema in questo contesto storico è l'universalità della Chiesa, il rapporto che c'è tra la universalità del messaggio religioso e l'Italia per il radicamento che la Chiesa aveva storicamente in Italia e quali erano i modi, quali potevano essere i modi per preservare questa universalità ed evitare che la nascita del Regno d'Italia
oltre che mettere in discussione uno Stato, potesse far rinunciare non solo alla Chiesa, questo è un punto che Carlo solleva, ma all'Italia, la partecipazione a questa universalità. Vi ho solo anticipato alcuni passaggi, ma sono particolarmente orgoglioso di poter essere io a dare la parola a Carlo Cardia, col quale ho tanto lavorato e proficuamente in questi anni, per i grandi valori nei quali ci riconosciamo.